Ciao. Ciao. Ciao Francesco, ciao Maria Chiara. Ciao, mi si sente? Sì, ti sentiamo. Ok, Sì. perfetto. Bene. Aspettiamo un paio di minuti che arriviamo alle 18 e così iniziamo. Intanto si stanno unendo un po' di persone. Ovviamente chi vuole dal pubblico può fare domande e le scrive sui commenti o sul box apposito delle domande e poi le affronteremo nel salone degli spunti utili per la diretta. Magari mentre le persone iniziano a partecipare, io faccio una piccola introduzione. Critica economica è una realtà di approfondimento sui temi economia e politica e siamo molto felici oggi di avere come ospiti due analisti e commentatori che si occupano di cose diverse fra di loro, ma proprio questo è quello che volevamo, cioè avere non solo una persona che si occupa di economia come Francesco Lenzi, che nella vita fa l'imprenditore e scrive di economia per varie testate, tra cui il Fatto Quotidiano, La Voce.info ed Econopoli, ma anche qualcuno che si occupa di cose che certo coinvolgono anche l'economia, ma hanno un focus diverso, ossia nel caso di Maria Chiara Franceschelli, la sociologia politica, se non sbaglio, tu sei dottoranda in questa materia alla Normale di Pisa, e in questi giorni, diciamo, sei molto richiesta sul mercato Ti degli affari. ringrazio, è molto lungo il giro, non esageriamo. Quindi siamo molto contenti Stato. di averti qui. Questa mattina sei stata a Radio Popolare, vero? Sì, brevemente. Abbiamo parlato per una decina di minuti, diciamo, un po' di come questa cosa si sta riflettendo nella società civile russa e di cosa pensa sostanzialmente la società civile russa, che sicuramente non è al centro della questione, però è uno dei tanti aspetti. Oggi approfondiremo la questione dell'economia politica della guerra in Ucraina, quindi parleremo dell'economia russa, delle sanzioni e sia l'aspetto economico sia l'aspetto politico. Poi con Critica Economica abbiamo avviato un approfondimento ad ampio raggio sul tema. Abbiamo già prodotto qualcosa per Instagram, potete iscrivervi alla nostra newsletter che trovate al link in bio, in cui consigliamo anche letture di altri commentatori che parlano direttamente con noi, ma che leggiamo e che ci piacciono. E non ci vogliamo mettere il metto in testa, ma vogliamo fare un'analisi critica e più possibile approfondita e anche, se vogliamo, un po' lenta, perché siamo un po' oberati di informazioni, news dal campo, bollettini di guerra, e rischiamo di perderci anche personalmente e come società farci prendere da un'ansia di guerra. Quindi io vorrei iniziare con Francesco, a cui vorrei chiedere qualche spunto per fare un quadro dell'economia russa. Quali sono i suoi principali punti di forza e quali sono le fragilità su cui si può innestare la strategia occidentale? Allora, l'economia russa, giusto per dare una dimensione, è un'economia grande, ma non è l'Unione Sovietica. È un'economia che è cresciuta in questi anni in funzione del prezzo del petrolio e quindi ha alti e bassi, così come ha alti e bassi il prezzo del petrolio, e come dimensione attualmente è circa il 20% di quel 20% meno di quella italiana, all'incirca sulle dimensioni di una Spagna. Quindi stiamo parlando di un'economia grande, importante, non è il primo stato petrolifero che si affaccia sul mercato, però non è neanche più una superpotenza come poteva essere tanti anni fa. Quindi questo giusto per dare dimensione. È un'economia che si basa sulle esportazioni, che in questi anni ha sempre compresso il ciclo economico in funzione del petrolio, quindi anni di alto
petrolio vedono un'alta crescita, diciamo, consumi che crescono, gli anni come sono stati gli ultimi, a parte vabbè, il 2021, però gli ultimi anni sono stati anni fondamentalmente di crisi, perché magari anche un sistema un po' più accentrato di controllo permette di gestire i consumi, lo sviluppo interno in funzione di quella che è l'esportazione, una strategia che appunto ha permesso in tutti questi anni, nonostante il diverso prezzo del petrolio, di accumulare surplus con l'estero, accumulare riserve valutarie e quindi in sostanza metterla al riparo dai flussi finanziari e quindi proteggerla per quanto possibile, appunto, da eventuali deflussi di capitali, cambiamenti nel prezzo del petrolio. Insomma, è un'economia che, per quel che riguarda poi le esportazioni, si basa fondamentalmente su tre cose: alimentari, principalmente il grano, petrolio e prodotti affini, lavorati, insomma, il gas e materie prime. Circa il 70% di quello che esporta è questo. Importa quasi tutti quei prodotti che servono per un consumo più evoluto, automobili, apparecchiature elettriche, medicinali, insomma, tutto il resto sono importazioni. Quindi è chiaro che quando il petrolio va bene, esportano di più, possono importare di più e quindi lasciare andare un po' più i consumi interni. Quando il petrolio va male, devono un po' più tirare la cinghia. Quindi questo è, diciamo, a grosse linee quello che è l'economia russa. E quindi quello su cui anche il mondo occidentale, come risposta all'invasione, ha cercato di misurare le sue sanzioni, insomma, il suo intervento, per andare a colpire qualcosa. Sì, poi appunto la domanda che ti farò dopo sarà proprio sulle sanzioni, ma dato che tu ci hai dato il contesto economico della Russia, io vorrei chiedere a Maria Chiara il contesto politico in cui si inserisce questa crisi. Questa è una domanda molto ampia. Allora, molto brevemente, il contesto politico, vabbè, si parla di politica russa, quindi si parla di Putin, nel senso che, anche un po' per riallacciarci al discorso più, economico, la stabilità del potere di Putin non si fonda solo sulla natura autoritaria del suo regime, quindi sul fatto che non c'è sostanzialmente quel ricambio politico, no, che invece c'è nelle democrazie liberali basate su dinamiche elettorali, che pur ci sono, ma chiaramente sono dinamiche elettorali posticce, ma si basa anche sul fatto che Putin nel corso di questi anni, soprattutto nei primissimi anni nel suo primo mandato, quindi parliamo dal 2000 in poi, nei primissimi anni dalla sua salita al potere, è riuscito ad accerchiare attorno a sé tutti i punti cardine che reggono il sistema russo. Quindi parliamo anche chiaramente dei grandi monopoli dell'economia delle risorse. Quindi quando si parla di oligarchi si parla anche di questo, quindi non solo di ovviamente persone che dispongono di un enorme patrimonio, che controllano enormi asset, ma si parla anche di persone che sono intrinsecamente legate al Cremlino. Quindi sostanzialmente c'è un centro che appunto noi associamo alla figura di Putin, che di fatto è incarnato dalla figura di Putin, non è un'associazione spuria, ma è un centro verso cui convergono tutti anche gli asset economici del paese. E quindi è anche per questo che in un certo senso è importante anche tenere presente questo tipo di contesto. Infatti, ad esempio, poi magari ci ritorniamo più avanti, però parlando di sanzioni, una speranza, diciamo, nelle sanzioni, poi ci sono diversi tipi di sanzioni di cui chiaramente parleremo dopo e che Francesco sicuramente saprà spiegare meglio di me, però appunto anche una speranza di queste sanzioni è appunto quello di sostanzialmente indebolire questo legame strettissimo che c'è fra Putin e le persone che detengono il controllo di questi asset.
Poi, a parte un attimo il discorso quindi sulla sua figura, politicamente la Russia è in un periodo molto difficile perché, come è stato detto, partendo da un discorso economico, l'economia della Russia è un'economia estremamente volatile per i motivi che sono già stati detti, quindi legata al prezzo del petrolio e non ha, diciamo, pura autonomia, perdonatemi anche il lessico pagano. E chiaramente non siamo molto lontani dagli antichi fasti, sempre dei primi anni della salita al potere di Putin, dove invece l'andamento del prezzo del petrolio aveva favorito moltissimo la stabilità, la ripresa economica dopo gli anni 90 e anche quindi il consenso popolare che si era creato attorno a lui. Il consenso di Putin, se dobbiamo guardare in dinamiche più a lungo termine, è in calo, di fatto è in calo perché diciamo che dopo la grandissima ripresa del 2014 in seguito all'annessione della Crimea, che per il consenso interno è stato un momento molto molto importante che ha rafforzato anche il regime di Putin, varie vicende che sono successe quindi negli ultimi anni, a partire dalla riforma delle pensioni, che è andata a colpire molto pesantemente la società russa e poi tutta la crisi del coronavirus, a cui la Russia non, sicuramente non ha saputo mettere un freno e non ha gestito in maniera efficace. E, in generale c'è un calo. Se andiamo a vedere in momenti, ovviamente in periodi più ristretti, vediamo un trend in realtà un po' più altalenante, nel senso che, ad esempio, un sondaggio dell'Evada Center, che è questo centro di ricerca indipendente che si occupa sostanzialmente di opinione pubblica, ha registrato il 17 febbraio, un sondaggio uscito proprio qualche giorno fa, un aumento del consenso rispetto alla figura di Putin e rispetto alla figura di Lavrov, in seguito quindi subito, immediatamente. Antecedente alle dichiarazioni relative all'indipendenza delle due repubbliche del Donbass e soprattutto anche all'escalation terribile di qualche giorno fa, di 4 giorni fa, rispetto a, ad esempio, quest'estate. Sarebbe molto interessante, secondo me, vedere cosa succede adesso, perché nonostante si parli di pochi giorni, secondo me, potrebbero esserci un po' di sorprese, diciamo. Comunque, senza addentrarci troppo nei dettagli, si parla di un paese profondamente instabile, con un divario socio-economico enorme fra strati della popolazione, fra popolazione urbana e popolazione rurale, e quindi anche estremamente sensibile a sconvolgimenti di questo tipo. Grazie Maria Chiara. Io adesso, prendendo lo spunto da quello che hai detto, passerei proprio al tema caldo, quello delle sanzioni. In questi giorni siamo stati travolti da notizie riguardanti, per esempio, l'esclusione della Russia dalla tecnologia di pagamenti SWIFT, che è una tecnologia bancaria, le sanzioni da parte dell'Unione Europea e degli Stati Uniti. Non solo alle banche russe e agli oligarchi, ma anche alla Banca Centrale Russa, un qualcosa che nella storia del G20 non è mai accaduto, una banca centrale che viene direttamente sanzionata. Io, a partire proprio da questa cosa della banca centrale, chiederei a Francesco se ci può dare un quadro su come queste sanzioni stanno funzionando e come si pensa che funzioneranno nel mettere in difficoltà la Russia. Allora, giusto per dare un'idea, insomma, di sanzioni, no, quelle che sono state decise nel fine settimana è tutto un altro livello rispetto alle sanzioni che erano in essere dopo l'invasione del 2014 e, diciamo, le prime sanzioni varate dall'Unione Europea nell'immediato, diciamo, negli attimi immediati dopo l'invasione dell'Ucraina. Cioè, si passa a un livello che non colpisce solo singoli oligarchi, singole aziende, singole banche, ma diciamo, si cerca di andare al cuore di quella, poi sul giornale è stata rinominata Fortezza Russa, però insomma
di quella che è la riserva che l'economia russa Putin ha cercato di accumulare in questi anni in funzione anche eventualmente di resistere a sanzioni o interventi mirati o cose di questo tipo. Insomma, toccare le riserve valutarie vuol dire toccare il cuore della banca centrale, quindi la stabilità finanziaria del sistema, quindi diciamo la fiducia nell'economia russa, nella valuta, insomma, si va su un livello che difficilmente viene raggiunto se non in casi particolari, non è la prima volta, però sicuramente si va su un livello che è grave, cioè è grave non solo per gli oligarchi, sarà grave per la popolazione, cioè sono cose che sono pesanti. Quanto allora, tecnicamente c'è il discorso dello SWIFT. Lo SWIFT nella pratica non è altro che un sistema di messaggi che si mandano alle banche, non trasferiscono soldi tramite lo SWIFT, non diciamo c'è materialmente il passaggio di denaro. È sostanzialmente un metodo che mette in contatto le banche e dà l'ordine alla banca che deve trasferire i fondi di darli all'altra banca. Se non c'è lo SWIFT, cosa succede? Si può tranquillamente trasferire soldi, ma con un sistema molto più complicato, probabilmente molto più difficile che vada a buon fine, molto più lungo, quindi permette di diciamo, rendere più efficiente e dare alla possibilità alle banche, anche se non sono della stessa area geografica, se non hanno la stessa controparte di banca centrale, quindi se hanno valute completamente diverse, di trasferire questi soldi. Quindi se all'interno della Russia non cambia praticamente nulla, perché comunque, come la controparte loro è la banca centrale russa, le transazioni avvengono in Russia, fuori dalla Russia, quindi in tutto il mondo diventa molto più complicato, a volte diciamo impossibile trasferire questi soldi, per il semplice fatto che c'è questo messaggino che non arriva, che non è uno standard riconosciuto dalla banca. Poi in più allo SWIFT però ci sono le sanzioni che Stati Uniti prima e poi l'Unione Europea ha messo per quanto riguarda i sistemi di pagamento. Le banche russe che hanno controparte, che hanno filiali negli Stati Uniti, non possono scambiarsi dollari con le altre. Quindi vuol dire che se anche ci fosse lo SWIFT, le banche che hanno filiali nella Russia non possono fare pagamento a banche americane. Lo possono fare e qui ci sono delle specifiche licenze che sono state variate soltanto a fronte di determinate operazioni e sono legate a sono licenze 6, 7, 8 che riguardano petrolio, materie prime e riguardano in particolar modo quasi il grosso delle esportazioni russe, però comunque definiscono un ambito. Nel momento in cui la licenza viene elevata non si può più fare quella transazione, cioè per ora sono bloccate con specifiche licenze. E questa licenza, diciamo, autorizza la banca russa a trasferire i fondi, mettiamo, per il pagamento del petrolio con una controparte, non americana. Cioè le banche americane non possono transare più con le banche russe. E questo negli Stati Uniti. Poi, ovviamente, è un discorso che riguarda il sistema di pagamento, per cui se i soldi non possono uscire, non possono neanche entrare, quindi è un doppio binario. Però è chiaro che se non si possono pagare dei beni, questi beni non si possono spedire, non si possono ricevere. Le aziende italiane che devono ricevere pagamento dalle aziende russe devono aspettare e sperare che il tempo passi e che la cosa si risolva, però cioè, non è un livello di sanzioni minimamente paragonabile a quello che è stato fatto fino a una settimana fa. Quindi, e questo l'impatto sull'economia russa sarà sicuramente importante. Ne determinerà il crollo? Secondo me, diciamo, no, perché comunque sono sanzioni mirate, importanti e tutto il resto, però escludono quello che per un petrostato come la Russia è la fonte principale di ricchezza e sono i petrodollari.
Cioè, la ricchezza della Russia è sì le riserve valutarie, diciamo, tutto quello che ha messo da parte per resistere alle sanzioni minate, però sono i barili di petrolio che si i metri cubi di gas che si trasformano in dollari. Fintanto che non si colpiscono questi, la Russia avrà dei colpi, sicuramente un'inflazione molto elevata, però non un'inflazione distruttiva tipo Iran o Venezuela, per intendersi sui livelli di misura, perché le sanzioni che hanno altri petrostati come Iran e Venezuela sono molto più dure rispetto a quelle della Russia attualmente. E la ragione del fatto per cui si continua ancora ad escludere petrolio ed altro, posso immaginare che sia per le dimensioni della Russia, perché la Russia è una potenza nucleare, per creare instabilità. Diciamo un crollo incontrollato della Russia non è come mettere sotto sanzioni l'Afghanistan o l'Iran, insomma, con tutto il rispetto per tutte le nazioni, ci sono alcune che sono più difficili da controllare di altre, soprattutto se hanno la bomba atomica. Quindi, insomma, immagino che prima di dire facilmente, come magari si sente dire, togliamo tutto lo SWIFT, andiamo a prendere le riserve della banca centrale, fermiamo l'esportazione di petrolio, cioè un attimo, diciamo, un pochino di calma, ragioniamo seriamente su chi abbiamo davanti, su quelli che sono i dati dell'economia, sull'importanza anche all'interno del circuito finanziario che ha la Russia, perché una cosa che spesso diciamo probabilmente anche perché non si capisce bene come funziona il sistema finanziario, si tende a sottovalutare è il ruolo che le riserve delle banche centrali, quindi non solo quella russa, ma anche quella cinese, cioè quelle diciamo principali, quelle dell'India, insomma, quelle dei paesi emergenti che dopo la crisi del 2007 sono state costrette per avere una maggiore stabilità finanziaria ad accumulare riserve valutarie. Queste riserve valutarie non sono tenute in un caveau sottoterra e lasciate lì perché possano eventualmente servire. Queste riserve valutarie servono a alimentare un sistema finanziario. Un sistema finanziario fatto da strumenti finanziari che coprono il rischio di cambio e quindi vengono utilizzate come sottostante per operazioni di copertura del cambio. Sono utilizzate per fare pronto conto termine nei confronti di altre valute. Cioè, non restano ferme, alimentano un circuito finanziario. Togliere queste risorse dal sistema finanziario vuol dire che chi ieri o stamani vuole utilizzare, o che magari fino alla settimana scorsa utilizzava i dollari della Banca Centrale Russa per fare le posizioni di copertura di cambio, non li ha più e quindi si deve rivolgere a un'altra banca, ad altre condizioni, con altre controparti. Quindi, il sistema finanziario è, diciamo, non so io a dirlo, cioè è essenzialmente molto complicato e molto complesso. Dire così, come si fa spesso, semplicemente, va, blocchiamo quelle riserve che tanto poi dopo loro saltano in aria, insomma, uno dovrebbe andarci un po' più calmo, capire un pochino fin dove si può arrivare e fino dove non si può arrivare. In questa situazione, considerando che ogni aumento della sanzione sulla Russia porta anche a un aumento delle tensioni nel conflitto, nel 2019, mi pare nel 2018, ora non ricordo bene, però l'esclusione della Russia dallo SWIFT veniva considerata da Medvedev come un atto di guerra nei confronti della Russia. Quindi, cioè, io insomma, sono un pochino, delle volte anche magari cerco di limitare anche la lettura di certe posizioni che si leggono anche sui giornali, eccetera, perché mi sembra che siamo tutti bravi a parlare, scrivere e tutto il resto, però se si va a valutare bene quelle che sono le cose in ballo, diciamo i soldi che girano, i rischi che gli altri si assumono, i rischi anche per il nostro sistema finanziario, perché è vero che adesso si viene da 2 anni di pandemia in cui le banche centrali continuano comunque a avere una posizione espansiva, può darsi che questa crisi ritardi anche la normalizzazione, se non dei tassi, degli acquisti, insomma,
si viene da una situazione che non è quella del 2017 con riserve, del 2007, scusate, con le banche centrali in modalità abbastanza sul chi va là e quindi aspettarono prima di prendere posizione. Adesso sono parecchio sull'allerta e quindi diciamo è una situazione un po' diversa. Però insomma, i rischi che ci scappi l'incidente, che salti come nel 98 un principale hedge fund e che poi dopo si porti con sé la banca depositaria, l'altra banca controparte e quindi tutta una serie di onde che viaggiano a giro per il mondo, c'è perché appunto la Russia non è un'economia così piccola, non è grande. Però non è neanche piccola e diciamo, passare da un livello di sanzioni in cui si colpiscono qualche miliardo di euro degli oligarchi a centinaia di miliardi della banca centrale ha un effetto. Se poi dopo a questo si aggiunge, ad esempio, che Putin ieri ha ordinato che i residenti russi non paghino più i loro debiti in valuta estera, si parla di 490 miliardi di debito estero russo, che per ora non sarà pagato e quindi chi deve avere questi soldi per ora aspetta. E Moody's oggi leggevo un'ora fa che mette sotto osservazione il debito estero russo perché appunto se scade e non viene pagato potrebbe esserci un default. Il che significa? Non significa che uno va a quei carri armati in Russia a prenderlo, ma che la banca che ha quel debito lì lo deve valutare zero. Se lo valuta a zero, deve accumulare capitale per quella valutazione a zero. E poi dopo ci sono tutti i problemi legati a capitale che magari manca o magari controparte che non riesce a eseguire la transazione perché non arrivano i soldi di una banca che ha a sua volta i soldi fermi in Russia. Quindi, insomma, Sì, si sul è tuo. passato a un livello diverso. Diverso rispetto a quello di 2 settimane fa, e magari un minimo d'attenzione a spiegare le cose forse aiuterebbe. Sul tuo Twitter tu spiegavi che consiglio di seguire Chiocciola Francelenzi, dove riposti molte notizie interessanti da un punto di vista macrofinanziario. Evidenziavi anche appunto questione del rischio di rifinanziamento. Di certi debiti con la Russia. E ti vorrei fare, prima di ripassare a Maria Chiara, un'ultima domandina molto rapida sul sistema sull'esposizione del sistema bancario italiano verso la Russia. Negli ultimi 5 giorni, per esempio, la quotazione di UniCredit è passata da 14 euro a 10,60 euro, quindi è stato perso quasi il 25% partendo dal 23 febbraio, quindi la data prima dell'invasione, a oggi. Che significa questo per l'economia italiana? Ma significa, allora, il tweet che avevo fatto la settimana scorsa, credo, riportava essenzialmente la lista che tutti i trimestri viene diffusa dalla Banca dei regolamenti internazionali, che tiene conto per ogni economia di quali sono il sistema, di qual è il sistema bancario degli altri paesi, l'esposizione del sistema bancario degli altri paesi. Faccio un esempio, uno basta che mette lì Russia e vede la lista di tutti i paesi esposti nei confronti della Russia, che significa che hanno crediti che devono essere riscossi nei confronti delle banche russe, delle imprese russe, dei privati russi. L'Italia in questa lista è la prima, quindi è quella più esposta nei confronti della Russia. In questi casi, cioè, dato che già da ieri Putin ha ordinato che non fossero fatti più pagamenti in valuta, 25 miliardi dell'Italia, come ho detto prima, aspettano. Aspettano di essere pagati e l'Italia, diversamente ad altri paesi europei, anche per esempio alla Germania, che nel 2010 era molto più esposta nei confronti della Russia, però la Germania ha ridotto l'esposizione, ora non ricordo bene, però mi pare sia sui 6-7 miliardi. Francia e Italia hanno continuato a mantenere la loro esposizione in Russia, probabilmente, sicuramente per legami commerciali e finanziari con un paese importante. La Germania non ha una società petrolifera importante come può essere l'Eni. E quindi è logico che anche per un discorso di rapporti commerciali l'Italia abbia mantenuto una certa esposizione e la Germania no. Però
Però in questa lista l'Italia è quella più esposta, è quella, diciamo, tra i vari paesi, è quella che in caso di un default sul debito estero della Russia avrebbe il maggior danno. E tra, diciamo, le banche italiane più esposte non è difficile immaginare quali possono essere, ne abbiamo due, le più grandi, e quindi insomma sono quelle due. Grazie mille Francesco per la spiegazione molto chiara, devo dire. E chiedo a Maria Chiara, abbiamo parlato di sanzioni. Qual è, secondo te, il significato politico di quelle sanzioni, sia internamente alla Russia, sia da un punto di vista di politica internazionale? Allora, secondo me il significato politico delle sanzioni è anche una, diciamo, delle cause della loro limitata efficacia, della loro potenziale inefficacia, nel senso che chiaramente in un contesto in cui si esclude dal tavolo delle opzioni un conflitto armato, uno scontro armato, e invece nel momento in cui vi sono tensioni in corso, si ricorre ad armi, per così dire, tra virgolette, economiche, e che quindi vanno a colpire uno dei tre pilastri su cui si fonda, diciamo, l'ordine dal secondo dopoguerra in poi, e quindi il libero mercato globale. Sostanzialmente le sanzioni sono il primo, diciamo, nonché praticamente l'unico mezzo a disposizione, no? E però diciamo che il problema, secondo me, è anche che innanzitutto chiaramente le sanzioni hanno uno scopo punitivo, nel senso che le sanzioni sono, per così dire, la punizione di uno Stato nei confronti di un altro Stato nel momento in cui questo Stato fa qualcosa con cui noi non andiamo d'accordo, sostanzialmente. Tant'è che, ad esempio, lo strumento delle sanzioni anche negli ultimi anni si è usato anche e soprattutto anche contro la Russia dopo il 2014, ma anche per questioni relative ai diritti umani, ad esempio al mancato rispetto dei diritti umani. E le sanzioni servono, cioè sono sostanzialmente uno statement, nel senso che le sanzioni, ora magari questo discorso suonerà cinico, però non intendo dirlo in maniera cinica, intendo fare un discorso proprio di politico, fare un discorso politico, nel senso che le sanzioni sono uno statement anche per rimarcare quella che è la propria posizione all'interno dell'equilibrio globale, nel senso che se io vado a sanzionare un paese che non rispetta i diritti umani, io sto facendo anche una dichiarazione riguardo al mio posizionamento e riguardo a quello che secondo me, quelli che secondo me sono i principi che devono sostenere l'equilibrio globale, no? Quindi, e anche questo secondo me diventa un problema nel momento in cui, come ha detto Francesco prima, il peso di queste sanzioni e anche il volume di queste sanzioni aumenta a dismisura, come è successo negli ultimi giorni. Nel senso che, innanzitutto, appunto, delle sanzioni più contenute, più limitate, sia in termini di volume che in termini di target, come quelle che sono state fatte negli ultimi anni fino a questi giorni, servono innanzitutto a rimarcare questo tipo di statement politico da parte dello Stato sanzionatore rispetto allo Stato sanzionato, e in un certo senso anche a permettere di continuare con relativa tranquillità tutti i rapporti diplomatici e commerciali che sono in corso, perché chiaramente, cioè, le sanzioni, se vogliamo farne anche un discorso magari un po' più ideologico, comunque mostrano una sostanziale contraddittorietà, nel senso che nel momento in cui io sanziono uno Stato, sono già a posto sostanzialmente, però posso continuare a comprare il gas, posso continuare a ospitare tutti i conti correnti di tutti gli oligarchi, eccetera, eccetera, a favorire anche le transazioni finanziarie, anche il loro business nel mio stato, e sostanzialmente non ci sono, non, queste contraddizioni tuttavia non emergono, rimangono silenti. In una situazione come quella in cui ci troviamo oggi, chiaramente questo tipo di contraddizioni crea dei problemi concreti, che sono quelli che ha appena elencato Francesco in maniera molto, molto chiara, e che legano a doppio filo anche cioè lo stato sanzionato allo stato sanzionatore. E
E dunque questo chiaramente rende tutto più difficile, ma non solo perché, cioè non solo volendone fare un discorso di ipocrisia, no? Va bene, sì, diamo tutti conto alla Russia, però poi quando ci sono in mezzo i nostri soldi, allora ci andiamo tutti piano. Anche perché si tratta di cose estremamente concrete che riguardano economie di paesi o approvvigionamento energetico, perché chiaramente una conseguenza della mancata volontà di differenziare il nostro approvvigionamento energetico poi si traduce in questo, si traduce nel fatto che ciò che regge sostanzialmente l'economia di un paese è proprio quello che noi non possiamo andare a toccare. E chiaramente la differenziazione dell'approvvigionamento energetico non è una cosa che può essere risolta in 2 giorni, quindi almeno all'interno di, cioè in questo periodo di tempo che stiamo attraversando adesso, questa cosa è molto difficile da cambiare. Siamo anche in inverno, quindi insomma è un po' complessa la questione. E chiaramente quindi cosa succede? Succede che queste sanzioni cioè, presentano molti aspetti problematici. Innanzitutto ci sono cose che potrebbero minarne, altre cose che potrebbero minarne l'efficacia, oltre appunto agli ambiti intoccabili, come l'esempio che ho appena fatto. Bisogna anche, nel momento in cui siamo all'interno di un equilibrio globale, bisogna anche vedere cosa fanno gli altri stati, nel senso che con fatica, appunto per le diverse posizioni fra i vari Stati membri dell'Unione Europea, come ad esempio l'Italia, che era un po' più titubante sulle sanzioni insieme alla Germania, bisogna anche vedere, comunque si è riusciti più o meno ad arrivare a una quadra sostanziale. E in tutto questo però, ad esempio, noi non sappiamo cosa farà la Cina, che adesso sta cercando di mantenersi il più neutrale possibile, e in virtù del suo principio anche di non interferenza negli affari politici esteri e in virtù della base commerciale ed economica, quindi non ideologica, della sua cooperazione con gli altri stati. Però cioè, chiaramente la Russia è legata a doppio filo con l'Unione Europea e con l'Occidente, però cioè, in questi ultimi anni. Si parla tanto della svolta a est, quindi sostanzialmente anche dell'incremento dei rapporti commerciali con la Cina. E questo, ad esempio, se l'Unione Europea rimane un po' l'unico attore, a sanzionare la Russia, cosa succede? Succede che la Russia sicuramente viene colpita, sicuramente, subirà dei danni economici ingenti. E li subirà anche l'Unione Europea, però ci saranno altri attori in grado di più o meno attutire il contraccolpo. Poi, parlando di danni, questi danni chi li andrà a subire? Un conto, come diceva Francesco prima, è sanzionare i tre oligarchi o comunque limitare appunto anche uno specifico ambiente finanziario, le sanzioni. Nel momento in cui si va a toccare cose che hanno una ricaduta enorme anche proprio sulla vita quotidiana dei cittadini russi, le cose cambiano un po'. E anche qui, volendo addentrarci anche in un discorso un po' più politico, quindi in cose che mi competono un po' di più, perché io qua diciamo, sto camminando su territorio sostanzialmente, non dico sconosciuto, ma sicuramente non nel mio ambito, però nel momento in cui si va a colpire, parlando proprio della vita quotidiana di chi abita in quel paese lì, e che sicuramente in questo momento difficilmente riesce ad andare da qualche altra parte. Cosa succede? Chiaramente lo scopo anche di queste sanzioni è quello di minare la stabilità politica del regime di Putin. Ora, qua si apre tutta una serie di scenari, nel senso che abbiamo parlato prima del fatto di cercare di minare lo stretto legame fra Putin e gli oligarchi, che è un fattore essenziale nella stabilità del regime. E questo è un discorso. Vediamo. Poi c'è anche la questione della situazione economica, della stabilità popolare, nel senso che nel momento in cui una popolazione si ritrova incapace di fronteggiare il costo della vita, si ritrova i propri risparmi, diciamo, volatilizzati. Per usare un termine un po' drammatico, o comunque un'inflazione molto pesante e improvvisa, le cose cambiano un po'. Ora, questa cosa può
dare adito a una mobilitazione popolare contro il regime, che però io personalmente, da persona che studia i regimi non democratici, faccio un po' fatica a immaginare, non perché i cittadini russi giacciono inermi davanti alle ingiustizie perpetrate dal loro presidente, ma perché, per definizione, un regime autoritario, un regime non democratico, non si fonda sul consenso e sul favore popolare. Quello serve alla legittimazione di questo regime, soprattutto agli occhi del resto del mondo. Ma il regime autoritario di Putin è tenuto insieme sicuramente non dal favore del popolo, che comunque c'è, perché comunque fino ad oggi Putin ha sempre avuto il sostegno della maggioranza, stando a, non dico le elezioni, ma ai sondaggi. Però sicuramente non è quello. Cioè comunque la Russia ha un apparato di sicurezza capillare, potentissimo, c'è un enorme c'è un fenomeno dilagante di depoliticizzazione, scusatemi, che riesce ad allontanare i cittadini, diciamo, dalla partecipazione e dalla mobilitazione politica e pubblica, che vuol dire non solo prendere parte alla cosa pubblica, prendere parte in azione collettiva, ma anche in questo caso dalle proteste, che ha radici storiche e radici contestuali. Quindi ci sono cause storiche per questo fenomeno di depoliticizzazione, ma è anche dovuto dal contesto autoritario in cui vivono. Quindi, insomma, è un po' un processo a spirale, no? Ci sono vari fattori che si rinforzano a vicenda. Quindi, lo scenario A, le sanzioni colpiscono il popolo si ribella, Putin cade. Questo, secondo me, è proprio, cioè, è una bellissima favola che ci possiamo raccontare. Io non lo vedo molto probabile, sicuramente non con questa immediatezza. E lo scenario B, invece, che mi sembra anche molto più plausibile e anche più rischioso, questo disagio crescente economico nella popolazione va ad aumentare una radicalizzazione dell'opinione pubblica che Putin sta già favorendo da anni e che ha intensificato nelle ultime settimane. Quindi, in Russia c'è un sistema di propaganda, anche lì capillare, efficientissimo, e soprattutto per quanto riguarda tutti quei gruppi sociali che non sono la classe media, un po' più internazionalizzata, ma banalmente le persone che guardano la TV vedono una storia. Le persone che leggono i giornali vedono una storia, ma anche le persone che stanno su Instagram, a seconda dei profili che seguono, vedono una storia. E questa storia adesso è che sostanzialmente l'Occidente sta perseguitando la Russia e sta attivamente negando alla Russia il proprio spazio di influenza, il proprio benessere sociale, economico, politico e soprattutto. Poi, nello specifico, nella questione dell'Ucraina, la narrativa, la retorica usata da Putin per giustificare questa aggressione, questa invasione, è stata anche quella di un Occidente cattivo, un regime illegittimo, quello di Zelensky, che è sostanzialmente il fantoccio dell'Occidente, che stermina i civili ucraini e che sostanzialmente impedisce all'Ucraina di occupare il proprio posto naturale nel mondo, quindi quello c'è a fianco della Russia o insomma all'interno della sfera di influenza russa. Quindi stiamo parlando sostanzialmente della costruzione di un'ideologia fondata su una sostanziale mania di persecuzione. Ora, nel momento in cui l'Occidente bombarda la Russia, verbo sbagliato, vabbè, pone delle sanzioni pesantissime sulla Russia, e le persone comuni si impoveriscono o si trovano maggiore difficoltà a vivere la loro vita quotidiana, questo scenario diciamo che diventa più credibile, perché le sanzioni sulla Russia ce le ha messe l'Unione Europea, che è la stessa che ha appoggiato il governo Fantoccio e quant'altro, e questo non diventa più un fattore di destabilizzazione. Chiaramente, quindi questo è per dare un po' una vaga idea del livello micro in cui ci possono essere conseguenze pratiche delle sanzioni. E
E chiaramente anche il problema qual è? È che noi, anche dico per fortuna, perché le sanzioni sostanzialmente, da un certo punto di vista, servono anche a evitare scontri armati, guerre e quant'altro, e crisi diplomatiche, eccetera, eccetera. Però noi è da anni che si parla di sanzioni, che si parla di sanzioni come metodo di gestione dei conflitti, nonostante il loro scopo prettamente punitivo. Diciamo che le sanzioni arrivano. Magari in certi casi anche laddove la diplomazia non è riuscita ad arrivare o non serve, perché nel senso nel momento in cui l'Unione Europea dice a Putin di rispettare i diritti umani e Putin sostanzialmente se ne frega, diciamo che c'è poca diplomazia da usare, però le sanzioni, secondo me, in uno scenario come questo, in cui la situazione è estremamente, cioè siamo davanti a un'escalation violentissima, in cui la situazione è molto grave, in cui ci sono un sacco di altre implicazioni, e in cui stiamo parlando di una potenza nucleare, non sono uno strumento risolutorio. Cioè, la mia idea è che siano comunque cioè rimangano comunque quello statement di cui parlavo all'inizio, ma che soprattutto anche a livello proprio di discorso pubblico e di processo decisionale, quello che porta all'implementazione di queste sanzioni, le sanzioni siano viste sempre come slegate dalle loro implicazioni, soprattutto da quel tipo di implicazione a cui Francesco faceva riferimento prima. Quindi comunque una cosa che può potenzialmente portare anche a un'ulteriore escalation con una potenza nucleare. Chiaramente questa cosa non si può dire perché se no sembra che noi non vogliamo mettere le sanzioni sulla Russia. Però un discorso corretto e soprattutto un discorso utile e onnicomprensivo è anche un discorso che guarda a tutti gli aspetti della questione. Chiaro che le sanzioni sono sempre state lo strumento principale di un progetto pacifista come quello dell'Unione Europea. Nel momento in cui l'Unione Europea smette, in un certo senso, per forza di cose, in parte, di essere totalmente pacifista, quindi si avvicina a un conflitto, qua si scopre anche tutta l'inefficacia e tutta diciamo, le limitazioni, la limitatezza di questi provvedimenti. Grazie Maria Chiara per la spiegazione, diciamo, degli aspetti politici che sia interni sia esterni, un aspetto molto importante che non ho per niente sentito nelle analisi mediatiche di questi giorni. Io per concludere vorrei farvi un'ultima domanda e la tua risposta non vi chiedo di essere esaustiva perché probabilmente servirebbe un saggio, ma per proiettarci un po' verso il futuro. Sempre chiedendo a Francesco un lato più economico e a Maria Chiara un aspetto più politico. Quello che sta accadendo dal punto di vista delle sanzioni, dello scontro Occidente-Russia e via dicendo, che cosa ci dice del futuro e del presente della globalizzazione? Per esempio, Branko Milanovic oggi ha pubblicato un interessante articolo che poi posteremo nella didascalia. Quando caricheremo il video su YouTube, pubblicato un interessante articolo in cui diceva che essenzialmente i forti controlli ai movimenti di capitali che sono stati introdotti dalla Russia mostrano che cioè, piano la strada a una riduzione della globalizzazione finanziaria. E quindi questa è la cosa che vorrei chiedere a Francesco, se in pochi minuti ci può dare qualche spunto più che altro, non una risposta definitiva. Poi girerò questa domanda per Maria Chiara. Allora, la domanda meriterebbe un'altra diretta, insomma, però cerco di essere Magari la faremo, magari la faremo. abbastanza completa. Allora, l'idea che ho io, anche un po' da imprenditore, che sono processi che difficilmente è possibile vederli svolgere e cambiare nel giro di poco tempo. Cioè le catene di fornitura, globalizzazione, flussi finanziari si costruiscono in anni e anni e anni e non è difficile, diciamo, smontarli così dall'oggi al domani. Cioè, basta pensare, insomma, il fornitore cinese non si sostituisce con il fornitore europeo se non c'è più il fornitore europeo. Insomma, quindi
sono tutte dinamiche che, allora, questo sì, ca stanno cambiando. Cioè, il punto di svolta probabilmente è stato l'inizio della pandemia, nel 2020, quando la Cina ha dovuto chiudere completamente tutte le sue fabbriche, e ci si è accorti che tutto questo sistema così efficace, così efficiente di mandare i prodotti a giro per il mondo quando servono immediatamente, basta che un fornitore magari per una settimana chiude e non arriva più la roba a New York, per esempio. Insomma, quindi è un sistema che ha dimostrato la sua fragilità alla prova pratica di un primo intoppo. Quindi è una dinamica che tanti si stanno facendo, che va già avanti da un po' di tempo, però secondo me è qualcosa che non si vedrà né in un anno, né in 2 anni, né in 5 anni. Servono tutta una serie di politiche destinate a permettere il cosiddetto reshoring, che non è semplice perché la competitività di prezzo della Cina è basata su certi, diciamo, fattori che difficilmente possono essere riportati nei paesi avanzati, e quindi, insomma, è un procedimento molto lungo, quello delle merci. Quello dei capitali, forse l'esperienza della Russia si vedrà in questi mesi, si vedrà in questi, diciamo, tempi successivi, forse accelererà anche un processo che da tempo Cina, Russia, insomma, le grandi potenze emergenti stanno valutando, e cioè la predominanza del dollaro, ma non in quanto America potrebbe essere qualsiasi altra valuta, cioè una valuta dominante sull'instabilità finanziaria che essa comporta in tutto il mondo. E quindi anche lì è difficile superarla, perché nonostante la buona volontà dei cinesi che vogliono fare il loro sistema di pagamento, pagare e portare gli altri stati con cui commerciano, è difficile superare il dollaro. Però è vero che nel mondo di adesso, nel mondo in cui la banca centrale americana deve fare la banca centrale di tutto il mondo, non è così, diciamo, facile superare gli squilibri che questo porta. Probabilmente aggiungendo il fatto che da venerdì, da sabato, una banca centrale del G20 viene cacciata dalla mattina alla sera. E magari se uno diciamo, si domanda se questo sistema è in grado di reggere cacciando la banca centrale cinese dalla mattina alla sera, non lo so. Magari tante domande qualcuno se le sta facendo, e rientra in un percorso che, ripeto, non sarà domani e non sarà tra un anno, è un percorso lungo, perché appunto cioè sono procedure, standardizzazione, fiducia nel sistema. Cioè, non è così semplice mandare con la fiducia di chi poi dopo lo riceve miliardi di euro a giro per il mondo. Cioè, insomma, ci vuole anche tutta una serie di infrastrutture, perché poi dopo il sistema finanziario si basa fondamentalmente sulla fiducia, la fiducia che viene mantenuta non solo dal meccanismo SWIFT o dai Target 2 in Europa per processare il pagamento, o da CHIPS negli Stati Uniti per processare quello in dollaro. Si basa su una serie di strumenti che garantiscono il funzionamento, che questo meccanismo, banalità, non si spenge quando ho bisogno di pagare 1 miliardo di dollari che mi torna indietro perché devo rendere il mio 1 miliardo di dollari di buoni di Stato americani, e magari in quel momento lì mi si spenge e non si riaccende per mezz'ora, salta il pagamento e succede un disastro. Quindi è tutta una serie di infrastrutture che devono essere costruite, di sistemi di pagamento che devono essere accettati anche da altre controparti, e quindi è una cosa lunga. Certamente, passettino alla volta, quello di oggi, quello di venerdì, è sicuramente un passettino importante che va in quella direzione, ma non che magari tra un anno
ci troviamo con tre o quattro valute tutte allo stesso pari. È difficile superare la dominanza del dollaro, anche se questa domanda esiste da tempo. Quindi diciamo un cambiamento è in corso, qualche cambiamento è già avvenuto, altri grandi cambiamenti ci aspettano e per concludere io chiederei a Maria Chiara, diciamo il 24 febbraio 2022, come sarà ricordato? Mattia Salvia su The Submarine, anche partendo da una conversazione con te, scriveva che sarà un po'... un altro 8 novembre 2016, cioè la data in cui fu eletto Trump. Quindi una di quelle date che, insieme anche alla Brexit, alla pandemia e avevamo avuto l'anticipazione con la crisi del 2008, stanno segnando il passaggio da un sistema che è stato chiamato, molto, per semplificare, neoliberale, a un sistema che ancora non sappiamo, come sarà e come lo chiameremo. Quindi se ci puoi dare qualche impressione su questo. Secondo me, il 24 febbraio, almeno io, ma come molte altre persone, lo ricorderemo come una data terrificante, nefasta, ancora peggio del momento legato all'elezione di Donald Trump, secondo me, perché in un certo senso, poi forse Mattia non sarà d'accordo con me, però io ho sempre pensato che quel momento lì, l'elezione di Trump è stata il coronamento di una serie di tendenze centrifughe, diciamo, del nostro sistema che mettevano in evidenza la crisi profondissima delle democrazie liberali e anche del sistema neoliberale nella sua accezione più generalista, no? Mentre invece, secondo me, quello che abbiamo visto questo 24 febbraio è sostanzialmente il crollo di tutte le nostre categorie di pensiero e di interpretazione, nel senso che non mi limito solo a un discorso di è iniziato il più grande, l'unico conflitto, addirittura si dice la pace Europa. dell'Europa, sì, cioè che nel senso poi la gente che si ricorda cosa è successo nei Balcani dice guarda, veramente in realtà non è proprio così. Non è tanto solo quello, ma anche proprio facciamo un discorso molto astratto di categorie interpretative. Le persone, me compresa anche, che sbagliando pensavano che non si sarebbe raggiunto questo momento, almeno io personalmente non è che ero colta da uno slancio ottimistico che assolutamente non mi appartiene, anche per carattere. Ma basandosi su, da un lato, la traiettoria dei canali diplomatici in corso, nel senso che questi canali diplomatici fino a quel giorno lì non sono mai stati chiusi né da parte europea, né da parte statunitense, né da parte russa, ma soprattutto basandosi sulla volontà di evitare uno scenario bellico, anche per certi versi molto simile a quello appunto che abbiamo vissuto 70 anni fa. Quindi sostanzialmente basato sul fatto che tutti noi avessimo un certo set di priorità e che queste priorità, almeno nel mondo occidentale, perché poi noi facendo questo discorso ci stiamo dimenticando di tutto il resto del globo che sicuramente non ha mai vissuto pace in questi decenni, però almeno si pensava che almeno a casa nostra fossimo d'accordo su una serie di categorie interpretative che con la decisione della Russia di Putin sono crollate e hanno messo in crisi non solo il sistema, diciamo, di riferimento ideologico, culturale che regola i nostri processi decisionali, ma anche proprio la nostra capacità di interpretarlo. Cioè, tutte le persone che per mesi si sono spese in analisi, in studi, si sono lette, analizzate tutti i discorsi possibili, immaginabili, gli articoli, studi presenti, passati, insomma, si sono trovate sostanzialmente spiazzate. Molte persone ci avevano preso perché c'erano un sacco di persone che questo scenario l'avevano già previsto per i motivi, secondo me, per motivi anche diversi fra di loro. Però fatto sta che le nostre categorie di interpretazione sono crollate e noi non abbiamo
non siamo ancora in grado, secondo me, pienamente di riformularne delle altre, perché almeno in Occidente le nostre analisi si sono sempre fondate, sull'accettazione acritica e scolpita nella pietra, del paradigma del primato delle democrazie liberali. Quindi non solo a livello ideologico, ma anche proprio di metodologie di scambio e di conflitto fra paesi. Questa cosa ovviamente è crollata e noi ci dobbiamo inventare un altro modo per capire, per leggere cosa sta succedendo, ed è quello che stiamo cercando di fare in questi giorni andando a tentoni, ma sicuramente sarà un processo di ricostruzione che prenderà molto tempo e che io personalmente mi auguro che le scienze sociali abbiano voglia di intraprendere, un percorso che abbiano voglia di intraprendere. Grazie Maria Chiara. Quindi non è solo una questione economica, non è solo una questione politica, non è solo una questione sociologica, ma è tutto questo insieme. E oggi abbiamo cercato di analizzare la situazione da vari punti di vista, è quello che bisognerebbe fare in modo multidisciplinare e senza aver paura di mettere sul campo tutte le possibili anche analisi, punti di vista diversi che siete stati bravi anche a presentare. Quindi io ringrazio Francesco e Maria Chiara, vi invito a seguirli, Francesco più su Twitter, @francelenzi e sulle varie testate e canali su cui scrive, e Maria Chiara, invece lei è più attiva qui su Instagram, @etopravda, spero di averlo, sicuramente l'ho pronunciato male, però è scritto Etopravda, la potete trovare facilmente, e poi nella descrizione metteremo un po' anche di contributi che hanno scritto recentemente, e ringrazio sia gli ascoltatori sia voi. Grazie. Grazie mille, grazie. Ciao, grazie mille. Grazie all'invito. Ringrazio anche gli altri collaboratori di Critica che stanno rendendo possibile questo approfondimento. Se ci volete sostenere, potete trovare sui nostri canali il nostro link PayPal dell'associazione che gestisce Critica Economica, e se volete farci una piccola donazione o invitare i vostri amici a seguirci. Grazie mille, a presto. Grazie. Ciao. Ciao.